Stavolta la Ghezzono Stecca, dopo un mese e mezzo, torna a vincere al comunale sfoggiando finalmente un'ottima condizione atletica, spirito di squadra e grande concentrazione dall'inizio alla fine. Il Cuneo, che aveva ottenuto quasi tutti i suoi punti in trasferta, può poco o niente contro lo strapotere amaranto in campo, e se la partita si chiude solo a pochi minuti dalla fine lo deve alle parate del suo portiere e un po' di imprecisione sotto porta dell'Arezzo. La squadra di Pavanel passa quasi subito, attraversa clamorosa di Moscardelli sulla ribattuta e rompe Foglia, che trova il primo gol stagionale. Nella ripresa l'Arezzo sfiora il gol a ripetizione e coglie un'altra traversa con Luciani. Il raddoppio arriva nel modo più inconsueto, tiro innocuo di Di Nardo con papera del portiere del Cuneo. Nei minuti finali arriva anche il debutto di Marco Cellini. Al fischio finale esplode l'entusiasmo in Pavanel e i suoi ragazzi nella giornata delle bandiere amaranto, in attesa che il conclamato passaggio di proprietà si perfezioni quanto prima. Questa settimana avevamo analizzato la partita, ho voluto farla vedere tutti i 90 che avevamo fatto la scorsa in casa, e ci siamo resi conto del fatto che non riuscivamo, ecco, io parlavo di gestione della palla nel momento in cui andavamo in vantaggio, proprio i primi tre passaggi dopo la riconquista. Oggi siamo stati bravissimi, li abbiamo fatti quasi sempre e abbiamo creato, abbiamo continuato a fare quello che dobbiamo fare. E sono molto contento per i ragazzi, perché ci tenevano tantissimo, ovviamente per noi, anche per lo staff, che alla vigilia ho avuto un flash di follia e alla vigilia mi hanno appoggiato, quindi abbiamo cambiato qualcosina proprio all'ultimo secondo, ma ero convinto che potesse essere la cosa giusta. Però io tutte le volte che ho visto la squadra, anche in allenamento questa settimana, abbiamo provato sempre cambiando i giocatori. Io solitamente uso usare il nostro sistema contro il sistema avversario, e vedevo che tutte le volte che mettevamo il sistema 4-3-1-2 dico giochiamo benissimo, questa quella sensazione che ti monta dentro. E quindi oggi ho rotto gli argini, ho parlato con i ragazzi un attimo prima, ho detto so che non l'abbiamo provato a fondo, però nelle corde ce l'abbiamo, abbiamo la possibilità di utilizzare Foglia come incursore da dietro, abbiamo la possibilità di utilizzare le punte che possono anche relazionarsi in maniera diversa, che tendono comunque la giocata solitaria, quindi il rombo permette alla punta di partire anche larga e poi raccordarsi dopo, mentre quando facciamo il 5-3-2 devono giocare più reparto, loro per caratteristiche fanno un po' fatica, e sono tante piccole cose, dai centrali che comunque stanno, la condizione atletica è migliorata, e quindi dico perché non provarci, star più alti. Sono stanco di Marco Copro in casa, dove gli altri palleggiano. Vedo ragazzi, ci vuole coraggio, dobbiamo metterla su quel piano lì. E hanno risposto, mister, siamo con te, ci siamo, andiamo fino in fondo. Ha risposto bene.